Ciao ragazzi, sono Luca Lol, benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi vedremo la Nonstrat, quindi faremo una bella guida sulla Nonstrat. La Nonstrat cos'è? È una strategia in cui voi cercate di itemizzare, di buildare Nunu Carry per poi flankarla da un off carry, che può essere, e lo vedremo, Fiddlesticks, Zyra o Heimerdinger in caso non abbiamo item AP, oppure Riven in caso non abbiamo gli item AD. Quindi Nonstrat, come c'è scritto qua. Allora, startiamo di Belt al carosello, quindi prioritizziamo Belt, comunque c'era gli item di Nunu. E ci andiamo, diciamo, più che altro quando abbiamo Nunu early game, ok? Quindi quando magari abbiamo Nunu early game, appunto gli item per lui. E possiamo andare a questo strat. Quindi, in generale, quando abbiamo anche Abomination early, sicuramente possiamo andare a questo strat. L'importante è appunto buildare Nunu. Quindi servono tante belle perché dobbiamo fare la Cape, la Sunfire Cape per avere anti-healing, e la Warmog. Poi possiamo iniziare a pensare agli item per gli altri carry, li vedremo poco più avanti. E come terza di Nunu possiamo dargli o uno degli item radianti a 3-6. Vedremo quali sono i migliori, ma vi dico Gunblade, End of Justice, un'altra Warmog, una Sunfire se già non ce l'avete, il Dragon Claw, il Titan, diciamo tutti questi item tank, oppure Gunblade End of Justice, o anche un item generico tipo il doppio pugno, comunque gli item per i secondary carry, quindi item AP in caso di Fiddlesticks o Zyra Heimerdinger, e item AD in caso di Riven. Quindi ovviamente la win condition è 1-3. Quindi iniziamo a vedere la versione con Fiddlesticks carry. Quindi andiamo con questo qua, appunto, quando abbiamo gli Abomination early e cerchiamo di andare al 7 giocando magari un item holder che può essere Yasuo, può essere Soraka, può essere Ziggs, può essere Zyra giocando Draconic, ma poi andiamo Fiddle. E dopo aver buildato gli item di Nunu, che è la priority, cerchiamo di ottimizzare Fiddlesticks. Come vedete in sovraimpressione, gli item migliori sono l'Archangel, la Spark e lo Spellcrit, ma possiamo anche dargli un Giant Slayer, un Rabadon, un Morello in caso non abbiamo la Cape e niente. Quindi, ovviamente ci stabilizziamo rollando 3-2 se serve. 3-2 ci serve avere Abo, non con Fiddlesticks, quindi dobbiamo rollare 3-2-6, avere in campo se possibile 4 Brawler, Kalista e Brand, con uno con gli item, e intanto teniamo quello. Possiamo anche dare a Brand gli item di Fiddlesticks, e poi possiamo giocare semplicemente 3 Abomination, mettendo qua un Mystic ad esempio, dando gli item di Brand a Fiddlesticks. Brand potrebbe essere quindi il nostro item holder. È importante tra due avere possibilmente 4 Brawler e Labo con gli item su 1, ok? Poi andiamo al 7, ovviamente al 7 rolliamo per il nostro Fiddlesticks, gli diamo gli item e o teniamo 4 Abo oppure appunto mettiamo Ivern, ok? Questa qua è la compa all'8 ovviamente. Semplicemente così, quindi Fiddlesticks 1 ci può portare a livello 8 senza problemi. Quindi se abbiamo 4 Brawler, Fiddlesticks e Ivern, possiamo andare e Abomination, possiamo andare sicuramente all'8 e rolliamo all'8 per Fiddlesticks 2. Quindi partiamo da Nunu Carry, Nunu Strat. Se abbiamo gli item AP e abbiamo magari un item holder, non abbiamo Zarya, quindi abbiamo Draconic, andiamo Fiddlesticks. Poi passiamo subito alla versione con Riven. Ok, quindi la versione con Riven è se abbiamo Nunu e magari Riven in early game, oppure in generale se stiamo facendo Nunu Strat abbiamo gli item AD. Quindi ovviamente dopo aver buildato Nunu, se abbiamo gli item AD in eccesso tipo spade, archi o altro, andiamo Riven. È un po' diversa la comp perché la comp di prima è una Rush 7 sì per un Fiddlesticks che può andare all'8. Questa comp invece sempre ci stabilizziamo 3-2 rollando sempre per magari 4 Brawler e un con gli item su Nunu e Abomination. E se possiamo Riven magari. E andiamo al 7 per slow rollare per Riven 1-3. Anche nel caso sopra invece andiamo all'8. E in caso sia siamo contestati, slow rolliamo all'8 per 1-3. Ok? E ovviamente vogliamo anche Fiddlesticks 2. In questo caso slow rolliamo al 7 perché la comp è chiusa così al 7. Quindi con 4 brawler, Fiddlesticks, che può essere Brand prima di trovare Fiddlesticks, Kalista, Riven. Gli item ovviamente migliori sono quelli in sovraimpressione, quindi andiamo questa comp, stiamo andando in uno strat, se abbiamo gli item AD in eccesso, quindi Runa, la Swisper BT sono ottimi su Riven, la Deathbed è molto buona, l'Infinity Edge è molto buona, bla bla bla. Quindi questa è la versione con Riven, l'ultima versione invece è la versione con i Draconic, che ovviamente già conosciamo, ci ho già fatto una guida mi pare, e se abbiamo tante Zere rimaniamo con Zere, se no il late a livello 8. Swappiamo ad Heimerdinger Teemo. Comunque voi, io vi lascerò qua sotto la link alla guida delle comp. C'è già tutto lì nella guida delle comp. Quindi la strategia, tra virgolette, in cosa consiste? Ripetiamola: giochiamo Nunu con Warmog, Sunfire. E quindi Nunu è il nostro main carry con la comp con i 4 Brawler e Abomination. E ci mettiamo dietro un secondary carry che può essere Fiddlesticks in caso noi abbiamo gli item AP e possiamo andare all'8. Zyra o Heimerdinger in caso noi stiamo giocando Draconic. Oppure Riven in caso noi abbiamo gli item AD, semplicemente. Quindi adesso passiamo pure alle domande della chat. Vi ricordo ragazzi che il game non ci sarà qua su YouTube, ma ci sarà il link in descrizione al VOD, potete andare a rivedervelo, la VOD review di questo game che abbiamo fatto con Matt. Ah,
Feed dove salta? Allora, Feed salta verso il suo target. Quindi il target che è stato attaccando sarà dove salta Feedstick. La campo a Borriven all'8 come la chiudi. Puoi giocare il quarto Abomination o Ivern. Puoi giocare Ivern che ti dà Revenant con Feedstick. Molto meglio secondo me del quarto Abomination. Nel caso di Riven, se prendi voli, togli 7 per mantenere Dawnbringer. Certo, togli 7. Come ovviamente qua ve l'ho fatta con 7 perché sono loro all'età al 7. Mentre in quella che andate all'8 magari lo trovate più facilmente. Come GS Guts su Fiddle? Ok, te lo spiego, è una domanda molto interessante questa. Il GS Guts su Fiddle perché Fiddle si culta in frontline, no? Di solito la frontline magari o hanno i brawler comunque o hanno tanti HP. Anche ad esempio Galio 2 già ti fa proccare il GS. Quindi il GS ti aiuta a uccidere prima la frontline per poi andare in backline. Ok, per quello il GS è buono su Fiddle. Rolli mai sulla Draconicabo o solo livelli? Sulla Draconicabo puoi solo rollare il 7 per un 3-0-3. Se no vai di livelli perché di solito è molto meglio swappare Neverdinger Teemo rispetto a che rimanere Zyra. Non ti hai giocato con Nightbringer come si faceva all'inizio set? No, lo giochi con la comp di Riven. Comp di Riven esattamente, è da testare ma penso che worki. Comp di Riven, ci metti Yasuo al posto di Riven, se hai tanti archi, ad esempio fai RFC, Runan, bla bla bla. E giochi semplicemente Yasuo al posto di Riven che ti dà comunque Nightbringer. Quindi uguale alla Riven comp con Yasuo al posto di Riven. In entrambi i casi Feed Liver si gioca comunque 4 ball, giusto? Si gioca sempre 4 ball perché il vostro main carry è Nunu. Il secondary carry è Feed, si creva uno Zaraimer. Io sono di uno, posso salire forse andare uno, non è un ward. Di solito vado a reroll Yasuo testa la Miss Fortune, dipende che mi danno. Certo che puoi salire. Non penso nemmeno sia tanto contestata questa comp oggettivamente allo elo. Quindi puoi salire sicuramente forzando la comp. Ha nulla senso dare tema più o meglio tank. Allora, gli unici tema più che ha senso darli sono la Gunblade, Land of Justice e il Titan, se consideriamo tema P. Altri tema P no. Quali sono i possibili problemi che puoi avere con questa comp, loro la parte? Secondo me non è che ci sono davvero dei problemi. Perdi la comp magari più forte della tua. In generale la comp è molto forte perché Nunu mangia le frontline nemiche facendo true damage ed è fortissimo. Feedstick comunque ti aiuta a ripulire. In generale il secondary carry ti aiuta a ripulire. Diciamo che è una comp tra virgolette uncounterabile perché effettivamente Nunu fa true damage. Quindi se riuscite effettivamente a fare Nunu 3 e il carry dietro al 2, comunque in caso di Fidelaver magari arriva nel 3, non c'è nulla che vi counter. L'ho appena giocato, ho fatto top 1, non avevo Radiant Item, Good Emo, Ravdon, Fiddle. Pensa te? GG. Effettivamente è una comp molto buona anche perché è una strategia flexible che vi permette di giocare un carry D o un carry P. L'importante è giocare il lunista, ok? Ci lasciamo qua con YouTube. Vi lascio il video, il link alla VOD in descrizione, il link alla tier list in descrizione. E ci vediamo alla prossima guida, ok? Quindi, bella ragazzi.